Ciao a tutti cari amici della rasatura tradizionale e benvenuti a questo nuovo episodio. Io sono Riccardo e oggi ho preparato per voi una puntata crepitante. Sigla! E rieccoci, come sempre, prima di iniziare la nostra sbarbata insieme, vi ricordo di iscrivervi al canale. Trovate qui il pulsante, per voi è gratuito e mi dà una mano a crescere con i numeri. Voglio arrivare presto al migliaio di iscritti. Vado subito a risciacquarmi il viso con acqua abbondante e calda e ci ritroviamo qui tra un attimo per la nostra chiacchierata e sbarbata. E rieccomi, cari amici. Per me è sera, sono appena rientrato dopo una lunga giornata di lavoro. So che alcuni di voi fanno la barba solo la mattina, io invece mi faccio la barba per rilassarmi, per distendermi, per tranquillizzarmi. E quindi capita spesso che la faccio la sera dopo una lunga giornata di lavoro. Stasera avevo e ho proprio bisogno di rilassarmi, infatti sentite questo bel crepitio del fuoco, un fuoco che ricorda le giornate entro cui stiamo entrando. Io ho acceso il fuoco qualche giorno fa e crea secondo me un'atmosfera molto piacevole, molto rilassante. E un altro prodotto che io trovo molto rilassante è quello che userò stasera. Di cosa parlo? Eccolo qui, Re Nero, The Goodfella Smile. Un sapone, una pasta di sapone, eccola qui, abbastanza morbida, non è morbidissima, ma è decisamente morbida. Un profumo super avvolgente, mi ricordo neroli, mi ricordo pepe, mi ricordo, se non erro, patchouli. Ribes nero, una profumazione molto molto avvolgente. Non userò nessun pre-barba, vado subito a dare la prima insaponata. Ho già caricato il pennello per velocizzare, vediamo se lo indovinate dal ciuffo. Che dite? Un buon caricamento? Sono stato molto generoso e come sempre abbiamo il mio Omega Evo. Vado a dare la prima passata. Questo sapone è molto morbido, è molto leggero in viso. In questo caso, ecco, ho detto leggero, non vuol dire poco protettivo, vuol dire proprio che mi dà una sensazione di leggerezza, non tanto alla mia maglietta, ma al viso sì. Vado ad idratarlo. Intanto ascolto, vi lascio ascoltare questo piacevolissimo suono, crepitio del fuoco. Fatemi sapere se vi piace sotto nei commenti, eh? Intanto io aggiungo acqua. E ci siamo quasi. Sì, devo dire che questa profumazione avvolgente davvero molto molto piacevole. Si sente ad ogni respiro,
nonostante non sia una profumazione calda come possono essere quelli che contengono, i profumi che contengono spezie in maniera un po' più abbondante, è vero, qui c'è il pepe nero che si sente, dicevo, nonostante non ci sia una presenza così abbondante, quindi non la considererei una fragranza super calda, è una fragranza molto molto avvolgente. Nel frattempo vi ho fatto vedere il bellissimo set di rasoi a close shave Joana, eccolo qui. Un rasoio vintage, strepitoso, Shiver Eye Sheffield. Mi sono già asciugato bene le mani, lo tengo in posizione e inizio la prima passata. Quindi tranquilli, relax, anch'io mi rilasso insieme a voi. E nel rilassarmi vado anche a farmi una sbarbata molto buona. Questo rasoio ha un taglio, ha un'affilatura. Che gli dà un taglio gentile, ma efficace sulla pelle. Quindi non è per niente aggressivo, ma dove passa porta via tutto senza la benché minima difficoltà. Più mano. Anche il rasoio direi, non solo il dito per la basetta. Ok, come vedete la basetta la faccio con la destra, anche se un movimento un po' strano mi permette di vedere, e quindi non devo farla a caso, di qui riesco in questo modo e di là invece la faccio in quell'altro modo.
Scarico il rasoio. E nel frattempo vi lascio godere sempre di questo crepitio vivace, ma al contempo non invasivo. Io mi risciacquo. Acqua bella calda, fa sempre piacevole in viso e inizio la seconda passata. O meglio, la seconda, scusatemi, insaponata. Profumo di questo Renero, buonissimo a mio avviso. E devo dire che con questo suono di sottofondo mi piace veramente molto. Voi che dite, preferite musica, musica classica come le altre volte, o anche questi suoni vi piacciono? Devo dire che a me piacciono molto e ho in mente anche altri suoni. Se mi dite che vi piace poi nei commenti, spero di sorprendervi con appunto altre sonorità sempre molto rilassanti. Ok, direi che ci siamo. Sciacquatino alle mani. Come sempre le asciugo più che bene. Iniziamo sempre stando molto delicati e leggerissimi la seconda passata. Un red point da prima. Vado tranquillo, leggero. Accidenti, un tagliettino.
un verde nero si sente e a me piace davvero moltissimo. La filatura di questo rasoio si sente, o meglio, se ne sente l'efficacia in viso. Bene, io vado a risciacquarmi perché direi che la sbarbata è completata. Vediamo se questo tagliettino si chiude con acqua fredda e noi ci vediamo per le considerazioni finali. E rieccomi qui, sbarbata terminata, piacevole, non ho raggiunto un BBS soprattutto in questa zona, ma non ho voluto insistere perché sono soddisfatto così e mi faccio la barba una volta in più. Cosa ci manca? Ovviamente il suo aftershave, sempre Re Nero, sempre Goodfella Smile, con questa profumazione molto molto buona. Eccolo qui, ho trovato anche la piramide olfattiva. Pompelmo, arancia, neroli come note di testa, pepe nero e pelargonio come note di cuore. L'alcol si sente, anche se questo tagliettino sembra essersi chiuso con l'acqua fredda, si sente, dicevo, pepe nero e pelargonio come note di cuore e infine come note di fondo, patchouli e legno di cedro. Una profumazione coinvolgente, come stare a guardare un fuoco, le sue fiamme. Buona, mi piace e ve la consiglio assolutamente. Re Nero, The Goodfella Smile. Che dire, cari amici? La sbarbata è finita. Ioana, eccolo qui, Shelby Sheffield, si è comportato veramente bene. Vi ricordo che fa parte di un set, eccolo qui. Eccolo qui, entrambi identici, ottimi rasoi con affilature però differenti, in modo da andare a testare appunto come una filatura va a lavorare in un modo piuttosto che un'altra, come di due differenti pietre vanno a regalare un grado di finitura veramente diverso. Che altro dire? Fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, se il sottofondo musicale vi è piaciuto, anzi sonoro vi è piaciuto. Se avete dei consigli, dei suggerimenti, come sempre mi fanno più che piacere. E basta, per oggi è tutto, grazie mille ancora, iscrivetevi, seguite il canale e noi ci vediamo sabato prossimo alle 10 solo su YouTube. Rasatura tradizionale, il canale degli appassionati.